Buongiorno a tutti, io sono l'ingegner Samuele Perni e inizieremo tra poco questo webinar che ha la finalità sostanzialmente di dimostrarvi quelle che sono le potenzialità della suite Itasca, quindi sia FLAC 2D che FLAC 3D per un tema estremamente specialistico nell'ambito dell'ingegneria geotecnica come quello della simulazione di scavi in sotterraneo con FLAC e FLAC 3D. Allora, avvio un attimino la presentazione, farò adesso brevemente questa presentazione che è una presentazione, diciamo così, illustrativa. Ma il motivo per cui ritengo che sia fondamentale è perché il motivo è proprio evidenziare le potenzialità che hanno tutte e due le piattaforme, sia quella bidimensionale che quella tridimensionale, nell'affrontare un tema molto molto complesso come quello della simulazione degli scavi in sotterraneo. Allora, in generale, sicuramente la realizzazione di una galleria, di uno scavo, quindi sia superficiale che profondo che sia, produce quello che è una modifica del campo delle tensioni naturali, no? Che in generale è governato da carichi litostatici e sforzi tettonici. Questo in generale produce una ridistribuzione degli sforzi sia in direzione trasversale che longitudinale, con un conseguente incremento delle tensioni sul contorno della galleria e sul fronte di scavo. Oltre a questo, che in generale è un fenomeno chiaramente diciamo, istantaneo, ci sono poi anche delle modifiche tensodeformative a lungo termine, quindi fenomeni di creep, detti anche fenomeni time dependent, oltre che chiaramente tutto il discorso sulla modifica del regime delle pressioni idrauliche, quindi transitori indotte dalle sovrappressioni oppure eventuali drenaggi causate dallo scavo. Poi ci sono chiaramente le trasformazioni chimico-fisiche nel terreno, ma questo poi in generale andiamo poi negli interventi che possono essere fatte, che possono in generale determinare poi una stabilizzazione del fronte. Questa è un'immagine, diciamo, tratta da una versione passata del FLAC 2D, però abbastanza, diciamo, semplificativa del complesso regime tenso-deformativo che si sviluppa, della pendenza alla chiusura che ha in generale il cavo con i vettori spostamento. Quindi il problema sostanzialmente semplificato a cui noi facciamo sostanzialmente riferimento è in generale la stima del regime delle sollecitazioni, il calcolo del quadro deformativo della galleria nelle diverse fasi di scavo e poi il calcolo delle sollecitazioni a lungo termine. Perché? Perché sulla base di queste ultime siamo in grado poi di dimensionare quello che è l'eventuale supporto, quindi il rivestimento definitivo della galleria che servono proprio come azioni di progetto. Allora, qual è il problema sostanzialmente che si ha nella modellazione di una galleria, che quindi come abbiamo visto è un fenomeno sicuramente complesso e che soprattutto diciamo che siccome il webinar è incentrato sulle potenzialità di tutte e due le piattaforme, è chiaro che questo tipo di problema, diciamo, comporta in qualche modo una differenziazione tra un'analisi fatta in ambito tridimensionale rispetto a quella che è un'analisi che viene fatta in campo tridim e bidimensionale. Perché? Perché la realizzazione di un cunicolo di scavo, quindi la realizzazione sostanzialmente appunto di un avanzamento del fronte all'interno del mezzo, abbiamo capito che produce una perturbazione dello stato tensionale, cioè determina quella che si dice nella geotecnica sostanzialmente specialistica, una canalizzazione delle tensioni in tutta quella che è una fascia intorno al cunicolo, che viene detta anche zona di sovratensione, con un incremento degli sforzi deviatorici. C'è tutta una regione, diciamo, in cui c'è questa perturbazione che viene definita attraverso poi quello che è anche un raggio, detto anche raggio di influenza del fronte. Che cosa succede tra la porzione lontana dal fronte di scavo rispetto alla porzione vicina al fronte di scavo? Si ha sostanzialmente il passaggio da uno stato tensionale triassiale a uno stato tensionale piano, in cui praticamente si ha un annullamento delle tensi della tensione principale minima. Quindi, l'effetto, diciamo, della perturbazione che viene prodotto dallo scavo con il conseguente, possiamo dire, contributo stabilizzante del fronte di scavo ancora sostanzialmente da scavare, è uno sicuramente degli aspetti maggiormente discriminanti tra quella che è una modellazione fatta con un software 2D come FLAC 2D e il software 3D, quindi il FLAC 3D, appunto la piattaforma tridimensionale. Perché? Perché questo passaggio, questa
diciamo, stato tensionale tridimensionale che passa allo stato di deformazione piano in corrispondenza della sezione di scavo e quindi il contributo stabilizzante di tutto il fronte ancora da scavare, non è possibile, diciamo, simularlo direttamente all'interno di una piattaforma bidimensionale, ma questo per la natura stessa della sezione 2D che viene rappresentata nella piattaforma bidimensionale. Di conseguenza, come vedremo adesso con un esempio subito diretto fatto nel FLAC 2D, abbiamo utilizzato il cosiddetto metodo del rilascio tensionale che permette di simulare un problema così complesso come quello della galleria anche in una piattaforma bidimensionale. Questo però è un metodo sicuramente, diciamo, come posso dire, un pochino che comporta una leggera approssimazione sostanzialmente, no? Quindi per tener conto come funziona questo di un fenomeno tridimensionale che viene però rappresentato in un piano bidimensionale, allora questo metodo considera un modello caratterizzato piano da uno stato di deformazione piana e simula questo avanzamento del fronte di scavo, quindi questo, diciamo, effetto instabilizzante relativo al fatto che il fronte di scavo praticamente si allontana, per mezzo di un progressivo detensionamento di una pressione interna di contenimento, una pressione interna P con I, che viene applicata all'interno di quello che è il nostro cavo. In genere, se questa pressione P con I è pari al valore P con 0, allora praticamente dove P con 0 è il valore della tensione geostatica iniziale, significa che la galleria non è ancora stata scavata. Man mano che avanza quello che è il fronte di scavo, abbiamo un valore di P con I che tende a ridursi rispetto al valore di P con 0 di una quantità che è sostanzialmente determinata da questo fattore lambda. Quindi il passaggio da P con I uguale a P con 0 a P con I uguale ad 1 meno lambda per P con 0 rappresenta proprio l'effettivo detensionamento, cioè questa sorta, diciamo così, di rilascio tensionale legato al fatto che il contributo stabilizzante del fronte di scavo si riduce. Per dare dei valori a una distanza pari al raggio di curvatura, il contributo stabilizzante del fronte di scavo è pari al 20% di quello che si avrebbe invece in condizioni praticamente normali. Questo fattore lambda è il cosiddetto coefficiente di rilascio tensionale, ho detto anche fattore di rilassamento, che viene applicato poi all'interno del nostro FLAC 2D e rappresenta dalla formula stessa il caso in cui lambda è uguale a zero, allora siamo praticamente in una situazione uguale alla pressione geostatica iniziale, quindi lo stato tensionale è quello naturale, lo stato di sollecitazione è triassiale e i fenomeni deformativi sono nulli. Quando lambda assume valore 1 significa che abbiamo applicato un rilassamento del 100%. Quindi significa che questa tensione di contenimento al fronte è nulla, lo stato tensionale è biassiale, quindi siamo proprio nella zona, diciamo così, del fronte, lo stato di deformazione è piano e i fenomeni deformativi si sono esauriti o sono in fase di esaurimento. Questo in generale è il metodo che è possibile applicare nel FLAC 2D per simulare un problema così complesso come lo scavo della galleria e questo lo si fa perché chiaramente in accordo poi ai metodi progettuali utilizzeremo il metodo delle curve caratteristiche per basarci sulla possibilità di simulare lo scavo. Questo è un metodo che si basa sull'ipotesi di simmetria assiale e stato di deformazione piana. Per curva caratteristica, molto semplicemente, si intendono delle curve che legano le pressioni di contenimento, che sono quelle che abbiamo visto prima, che vengono esercitate in senso radiale sul bordo della galleria, dalle opere di stabilizzazione oppure dallo scudo della macchina TBM, se stiamo parlando di uno scavo meccanizzato, oppure dalle opere di precontenimento, se parliamo di uno scavo praticamente tradizionale, lega quindi questa pressione agli spostamenti radiali al suo contorno, quindi la tendenza a chiudersi, la cosiddetta convergenza. Ci sono poi delle fisce predisposte nel flap 2D. E quindi vediamo che questa riduzione della pressione fittizia rappresenta il progressivo deconfinamento della roccia prodotto dall'avvicinarsi dello scavo. A quel punto sappiamo che questo valore,
Se abbiamo un valore del picogni che risulta essere diverso da zero, sta ad indicare che quel valore è dato dall'intersezione tra la curva caratteristica della galleria e la curva caratteristica invece del supporto. La curva caratteristica della fronte della galleria tiene conto dell'effetto tridimensionale che dipende quindi, diciamo, dalla natura geologica dell'ammasso roccioso, mentre invece la curva caratteristica del sostegno della cavità dipende dai sistemi di supporto e quindi della resistenza che sono in grado praticamente di offrire. Quindi un valore della pressione di confinamento P con I maggiore di zero significa sostanzialmente che in qualche modo siamo in grado di garantire un'azione di contenimento dato dall'intersezione delle due curve caratteristiche. Questo è in generale rapidamente il passaggio fondamentale che in qualche modo ho fatto, che è teorico, ma che serve per capire poi in FLAC 2D come simuliamo una situazione così molto complessa. Ripeto, questo è un problema tridimensionale e quindi questo effetto chiaramente viene meglio rappresentato ovviamente in un software appunto come FLAC 3D tridimensionale, ma il 2D comunque dà una risposta assolutamente ottima, basata su una soluzione analitica che prevede questo metodo. La quanto rilasciare, quanto deve essere il fattore di rilassamento, questo dipende dalle considerazioni, diciamo, legate alla sezione in cui si va a scavare. Questi sono alcuni degli elementi strutturali che possono essere utilizzati sia nel 2D sia nel 3D per, diciamo, rappresentare questo, contributo stabilizzante, quindi elementi beam, elementi cable, che sono elementi, diciamo, che lavorano in un regime solo assiale, o elementi beam, meglio ancora l'elemento pile. Questo ovviamente in generale rappresenta il palo, quindi che lavora sia assialmente, sia a flessione, sia per azioni normali che ortogonali. Poi ci sono gli elementi shell, questi appartengono più al 3D, diciamo perché sono elementi bidimensionali che hanno un comportamento elasto-isotropo, che in qualche modo comunque contribuiscono a questa cosa. E poi i liner, che in generale sono altri elementi molto utilizzati, soprattutto sempre nel FLAC 3D, per simulare quelli che possono essere conci prefabbricati, che vengono, diciamo così, utilizzati per il rivestimento interno, provvisorio o definitivo, oppure gli shell, sempre analogamente, utilizzati maggiormente per simulare, per esempio, lo spritz beton. Vedremo poi adesso un esempio di un modello di una galleria fatto in FLAC 3D, in cui si vede proprio questa sequenza tra rivestimento provvisorio, infilaggi, rivestimento definitivo. Perfetto. Queste sono alcune caratteristiche dell'elemento cable, che in generale dà un contributo importante in termini, possiamo dire, di cable, o anche il rock balls, per esempio nel 2D, che viene utilizzato, che dipende dallo stato tensionale di confinamento intorno a questi elementi, perché c'è un'interfaccia che viene innescata, ma queste poi sono, diciamo così, dei dettagli che nel caso in cui interessasse offriamo poi chiaramente quelli che sono servizi di assistenza e affiancamento relativi a tematiche un pochino più di modellazione progettuali, perché chiaramente c'è tutta una caratterizzazione proprio diciamo, dell'interazione tra il bulbo e il resto. Ecco, questi sono adesso alcuni modi con cui noi andremo ad inserire cable, questo nel FLAC 3D chiaramente. E questa è l'ultima fiche, che sarà poi una slide relativa ad una fiche che utilizzeremo nel FLAC 3D per simulare sostanzialmente questi infilaggi, diciamo così, al fronte. Allora, partiamo adesso, finita quindi questa presentazione, a farvi vedere, partiamo con il FLAC 2D. Vi farò vedere adesso semplicemente come è facile, attraverso quello che è un DXF, andare sostanzialmente ad importare una sezione DXF, diciamo così, di una galleria, al fine poi praticamente di ottenere una sezione piana con una galleria per disporre poi uno scavo. Questo esempio che vedremo adesso poi sarà accompagnato dal modello poi definitivo, e è un esempio di scavo meccanizzato attraverso la tecnica del tunnel barring machine. Allora, in questa fase abbiamo gli strumenti di creazione geometrica, quindi andiamo in build virtual e qui utilizziamo il builder. Si apre questo ambiente di disegno assistito che permette, diciamo così, di importare un DXF. Prima di importare il DXF della galleria, che è a metà galleria, poi attraverso le opzioni di simmetria andremo a specchiare questa galleria, andiamo a fare un box.
E quindi facciamo un box, per esempio, che ha queste dimensioni espresso in metri. Adesso metto delle dimensioni, diciamo, che mi rappresentano il volume di terreno, e all'interno di questo andiamo quindi ad importare il nostro file DXF, che in generale, eccolo qua, è questo qua, che è questo qui. Importiamo quindi questo. E in generale vediamo quindi che questa rappresenta una sezione di una galleria a tutta sezione, quindi diciamo così completamente aperta. Chiaramente il FLAC 2D attraverso questi strumenti permette di creare subito delle geometrie attraverso linee orizzontali, verticali, oblique. L'importante, vi ricordo, che per una corretta mesciatura, siccome utilizza il metodo alle differenze finite, gli elementi devono essere a quattro nodi. Andiamo quindi ad aggiungere sostanzialmente un box, lo facciamo adesso così per costruire quella che è una zona di contorno, fatto in questo modo. Quindi andiamo ad inserire un box con delle dimensioni che sono di 0, meno 40, poi facciamo 12 in X, 12 metri, e qua meno 20. Perfetto, andiamo adesso a costruire un po' la nostra geometria, questo per dirvi quanto è facile poi fare queste operazioni. Qua uniamo sempre per formare delle zone a quattro nodi, quindi questo lo facciamo così, questo lo facciamo così, andiamo ad inserire queste così. Eccolo qua, vediamo che sono tutte zone a quattro nodi, possiamo utilizzare i vari strumenti di pulizia che vengono fatti, quindi queste le andiamo a pulire, sono delle operazioni di tipo il purge dell'AutoCAD, quindi tranne questa qua no, perché chiaramente questi è giusto che non siano collineari. Facciamo quindi apply, 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 facciamo blocks e ecco che ho costruito i miei blocchi. Facciamo a questo punto il nostro build. Mi ha estratto 10 blocchi di cui lui già produrrà quella che è una mesh. Ho questi elementi. Adesso, andando sostanzialmente nel mio edit, nell'edit tool Transform Region, possiamo sostanzialmente cliccare su questo tasto destro e fare poi, eccola qua, un'operazione, diciamo così, di specchiatura, e quindi ho in generale la mia sezione proprio della galleria con lo scavo e con i suoi contorni. Possiamo poi facilmente attribuire delle condizioni di vincolo, quindi diciamo che possono essere quelle automatiche classiche, cioè quindi spostamenti orizzontali impediti e orizzontali verticali. Qui supponiamo che ci sia il piano campagna, quindi questa è una fondazione superficiale, potremmo anche vincolare questo contorno e quindi ipotizzare che è una galleria profonda. Possiamo poi settare quella che è la mesh, quindi dare delle opzioni di mesh che possono essere più o meno fine. Potremmo magari infittire la mesh nei contorni dello scavo, perché qui siamo maggiormente interessati a vedere lo stato tensionale, magari lasciandola più diradata nelle parti esterne, e possiamo poi andare qua ad inserire i materiali. Potremmo anche caricare dei file GMT, quindi dei file testuali dove ci sono i nostri materiali. Qui vado rapidamente, perché queste sono poi operazioni, diciamo, che facilmente si possono fare, e quindi qua magari avere della roccia, quindi con dei legami alla Mort Coulomb. E qui magari abbiamo una porzione di questo tipo, e qui abbiamo invece la zona di destra, questa è la zona di sinistra, e qui andiamo quindi a mettere altre caratteristiche che possono essere così. Quindi diciamo che siamo andati a caratterizzare adesso magari questo qua è costituito da un altro tipo di. Ecco, dicevo, quindi assegniamo sostanzialmente quindi i materiali, e quindi la galleria sostanzialmente a livello di mesciatura, a livello di attribuzione del materiale, eccetera, è sostanzialmente
costruita. Quindi a questo punto possiamo fare il nostro ok, facciamo execute e tutto questo che abbiamo fatto in ambiente virtuale è trasferito in Flask. Adesso rapidamente vi faccio vedere questo stesso modello, ovviamente già importato, già preimpostato, con tutte le analisi svolte. Allora, eccolo qua, lo apriamo. Vedete, allora questo è il nostro modello prima fatto, qui già c'è una traccia dei rivestimenti del Rock Balls, poi viene fatta una fase successiva di inizializzazione praticamente dello stato tensionale, questo è un iniziale, quindi ancora lo scavo di fatto non è stato fatto, e iniziamo un attimino a vedere. Ecco, questa è una fase di scavo totale in cui diciamo che si è ipotizzato uno scavo, diciamo, improvviso. In realtà la vera fasizzazione inizia da qui. Quindi si parte, solitamente vedete tutto quello che viene fatto viene poi tradotto in righe di comando, si parte attraverso uno scavo e l'applicazione, eccolo qua, del nostro relax. Relax è proprio il fattore di rilassamento. Fattore di rilassamento è quello che dicevo prima, il metodo di rilascio tensionale distribuito in 5 step con un valore di 0,5 del nostro lambda. Quindi significa sostanzialmente che noi stiamo applicando un deconfinamento del 100%. Andiamo avanti nelle varie fasi. Questa ha comportato poi l'utilizzo di questi elementi, diciamo che sono i rock bolt, che fanno parte diciamo, delle opzioni, diciamo, strutturali che sono messe a disposizione, che in generale hanno la funzione di infilaggi, diciamo, sono quindi degli elementi. Vedete, questi sono il regime degli spostamenti. Possiamo vedere le azioni assiali su questi elementi in corrispondenza di un rilassamento del 30, del 50%, e queste sono tutte mappe chiaramente che in qualche modo possono essere costruite molto facilmente. Andiamo avanti con le varie fasi, adesso ne vediamo alcune in cui in questa fase è stato applicato il liner. Il liner è un elemento in cui c'è un dominio MN di supporto, quindi di elementi in calcestruzzo così realizzato, che ha questa funzione, diciamo, di stabilizzazione successiva. Ecco, queste sono le azioni poi applicate nel liner. Andiamo avanti, in cui in quest'altra fase è stato nell'avanzamento scavata quest'altra parte, anche qui applicato un rilassamento del 50%, quindi diciamo come stabilizzazione del fronte di scavo, anche qui applicati i rock bolt e poi successivamente applicazione del liner. Vedete, qui si stanno utilizzando come elementi di stabilizzazione gli elementi strutturali, quelli veri e propri finiti che fanno parte del nostro FLAC 2D, quindi sono elementi di cui io posso leggere le azioni, ovviamente assiali, quindi questo qua è l'azione assiale, axial force, momenti e spostamenti, mentre invece vedete che questo è il dominio MN che è presente sul liner. Mentre invece per quanto riguarda il terreno è modellato a zone, quindi attraverso una modellazione al continuo. Vi dirò questo perché vi farò vedere adesso un esempio di un affiancamento di un progetto di una galleria a doppia canna fatta nel 2D avanzatissimo, in cui c'è proprio la combinazione tra modellazione strutturale fatta con questi elementi finiti insieme alla modellazione strutturale a zone per cogliere meglio il comportamento. E qui si va avanti, quindi diciamo con le fasi di scavo, applicazione degli altri rock balls, infilaggi superiori e così via. Quindi diciamo che si arriva poi all'ultima fase con lo scavo completo, l'applicazione sostanzialmente dei liner e tutto lo stato, diciamo così, tenso deformativo dove ci sono gli stress e questa è la curva della convergenza, diciamo. Ben rappresentati, questi sono altri diagrammi history che rappresentano sostanzialmente questo. Questo è lo stato tensionale, gli X displacement che vengono mappati e queste sono le axial force negli elementi rock balls e nei liner. Quindi diciamo che sicuramente questo è un esempio molto molto completo di applicazione. Qui il rilassamento quindi è stato applicato al 50%, cioè come ipotizzare il fronte di scavo, diciamo, a una distanza tale per cui il contributo è del 50% rispetto allo stato tensionale isotropo geostatico. Potremmo fare questa analisi ipotizzando diversi livelli di rilassamento.
Vi faccio vedere per concludere la parte relativa al 2D, questo esempio di una galleria a doppia canna, in cui quello che vi volevo far vedere, che ha in generale un certo interesse, è proprio la combinazione in uno studio così accurato di un progetto esecutivo, l'applicazione di elementi strutturali abbinati a strutture modellate a zone. Quindi questa è in generale adesso una iniziale analisi, diciamo così, geostatica che verrà fatta poi successivamente. Questi sono gli stati tensionali, quindi quello verticale, quello orizzontale definito dal K0, poi ci sono i valori, possiamo dire, delle deformazioni volumetriche. Andiamo un attimino avanti con la rappresentazione, inizia lo scavo della prima galleria. E in generale andiamo, ecco, che cosa è successo? Allora, è stato praticamente applicato in questa prima fase un rivestimento provvisorio che è rappresentato da dei liner, quindi diciamo con un'applicazione di un relax, di un rilassamento del 40%. Poi successivamente si va avanti, diciamo, con l'applicazione del liner, eccolo qua, quello a cui volevo arrivare, eccolo, è questo. C'è una prima fase di consolidamento in cui questo vedete, materiale è un materiale che chiaramente prima non c'era, cioè quindi qua non c'era, e inizia la fase praticamente di realizzazione poi di fatto della porzione interna. Ecco, vedete, questa porzione è modellata a zone, ma è calcestruzzo, quindi per leggere bene il comportamento deformativo. All'interno però è stato messo comunque un liner con delle caratteristiche di rigidezza molto basse che servono per estrarre le sollecitazioni. Così io ho una corretta modellazione fatta a zone in calcestruzzo per leggere l'effettivo comportamento deformativo di una zona, quindi che ha un ingombro volumetrico, ma allo stesso tempo però ho, diciamo, la possibilità di leggere quelle che possono essere eventuali azioni, sollecitazioni all'interno, possiamo dire, del liner, perché con un modulo di rigidezza volumetrica abbattuto, perché l'ho inserito comunque internamente a questa zona, come se fosse proprio un integratore. Ecco, questa è la tecnica di modellazione strutturale più avanzata che è possibile fare sia nel 2D che nel 3D, ovvero questa, diciamo, combinazione di modellazione a zone con modellazione ad elementi finiti per estrarre le sollecitazioni. Ok, perfetto. Questo poi in generale si andava avanti con la fasizzazione, diciamo, e quindi si arrivava poi a tutto il cavo che è completamente rivestito, sempre con una modellazione accoppiata, quindi a zone con l'elemento strutturale. Perfetto, allora adesso chiudiamo un attimino il nostro plug 2D e vi faccio vedere quanto è facile anche nel 3D simulare una situazione di questo tipo. Sicuramente il FLAC 3D ha molte, non ha limiti dal punto di vista, diciamo, della modellazione, perché questo problema del rilascio tensionale dell'effetto stabilizzante del fronte di scavo è automaticamente colto dalla modellazione tridimensionale stessa. Allora, facciamo quindi un nuovo progetto. Perfetto. Facciamo wide, ok. Allora, adesso vedremo nel FLAC 3D quanto è facile costruire un modello geometrico tridimensionale attraverso quelli che sono gli strumenti che poi mette a disposizione direttamente il software. Allora, qua ci sono diversi pannelli che sono l'extrusion, che è quello che vedremo adesso. L'extrusion è uno strumento di disegno praticamente assistito che permette di importare l'XF come immagine, ricostruire poi i contorni dell'XF in automatico e poi poter estrudere mesciando sia sul piano bidimensionale che poi estrudendo in direzione trasversale. La novità della versione 7 e che quindi è ottima per il caso della galleria che vedremo adesso, è che permette di gestire anche mesh non strutturate.
Poi c'è il building blocks invece, che è il vecchio, il primo sistema, che permette di costruire geometrie molto molto facili con una mesh però assolutamente omogenea. Poi c'è in generale il geometry invece, che permette di importare geometrie tridimensionali che possono essere anche file STL. Questo è molto molto utile, quindi per esempio nel caso di importazioni da Rhino o da Grasshopper, che è un plugin di Rhino che permette l'importazione di geometrie complesse. Nel nostro caso ci mettiamo nel pannello extrusion e in generale creiamo questo ambiente di modellazione che lo chiamiamo appunto galleria. A questo punto possiamo importare, quindi è molto facile, un DXF, quindi andiamo un attimino a prendere il DXF che troviamo qua. Perfetto, eccolo, scavo meccanizzato, ecco, sezione galleria DXF, facciamo open e lui praticamente in automatico, ecco, vedete, riconosce questa sezione di galleria e sulla quale io posso poi adesso andare a costruire quella che è la mia mesh. Prima di costruire però sostanzialmente quello che è la mesh, sulla quale poi andremo adesso ad applicare dopo tutta una serie di elementi, dobbiamo costruire di fatto quello che è poi il modello. Questo in generale lo possiamo fare semplicemente andando adesso a fare il nostro quadrato, che in generale quindi rappresenta in sezione piana il modello geotecnico, e molto semplicemente possiamo cliccare su queste nostre, diciamo, sui nodi e mettere le posizioni. Quindi mettiamo il primo nodo che si trova a una coordinata 40, 0. Quindi questo scende un pochino, quest'altra coordinata chiaramente è una coordinata 110, 0, quest'altra coordinata si trova a 40, 50. E quest'altra di conseguenza si trova a 110, 50. Perfetto. Allora, quindi già abbiamo creato questa nostra, diciamo, geometria 2D. Questa immagine è un'immagine di background. Lui in automatico, e questa è una delle novità della versione 7, è in grado di trasformare questo DXF in una serie di contorni che poi sono sostanzialmente meshabili attraverso questo comando, che è il comando Automatically Create Edge from Background Geometry. Vedete, quindi lui è in grado di costruire, di individuare questi punti di discretizzazione. Inoltre, in automatico lui nelle porzioni individua questi trattini rossi che vengono detti anche seedings, che sono i punti di aggancio quando andrà a creare quella che è la mesciatura. Questi qua possono essere, diciamo, modificati manualmente qua, mettiamo ad esempio 20, perché diciamo la mesh comunque la faremo abbastanza fitta, per evitare poi una mesh troppo disordinata. Ok, e poi possiamo sostanzialmente intervenire anche in altri modi. Per esempio, anche qui questa porzione bassa, diciamo, del rivestimento è costituita da solo quattro porzioni di seeding, potremmo mettere 20. Mentre invece, per esempio, su questa porzione bassa, dove ci sono questi archi, qui abbiamo degli elementi anche troppo fitti, possono essere facilmente riconosciuti unendoli, selezionandoli. Queste sono delle operazioni che servono per cercare di uniformare sostanzialmente quello che è la mesh, facendoli così, e poi quindi con questo comando che è questo qua che ho appena fatto, adesso lo rifacciamo, e qua ne potremo mettere 6, ad esempio, come seedings. Anche qui possiamo avere forse una mesciatura troppo eccessiva, quindi vado a selezionare questa porzione di arco, la unisco con questo comando che è il Combined Select Edge, me li unisce, lo selezioniamo e ne lasciamo 4 che va più che bene, quindi 6, 4, 4. Quindi. Poi, idem da questa parte, possiamo quindi selezionare questa porzione di arco, unirlo e dargli almeno 6 parti come l'altra per simmetria, e poi selezioniamo quest'altra porzione, la uniamo e ne lasciamo 4. Quindi questo diciamo che grosso modo può andare bene.
Poi possiamo qui vedere le opzioni di meshing che possono essere fatte. Noi lasciamo queste di default perché possiamo fare sia mesh strutturate che non strutturate. Nel nostro caso noi volendo potremmo utilizzare opzioni use only quads in a structure mesh oppure utilizzare solo mesh non strutturate, dare delle gradazioni, dare sostanzialmente dei fattori sulla qualità della forma. Però in generale consiglio è che siccome una delle novità è stata proprio questa, diciamo che possiamo anche tranquillamente creare nell'ambiente extrusion quello che è una struttura assolutamente con una mesh, diciamo così, non strutturata, non omogenea. Andiamo qua e possiamo settare quella che è la dimensione della mesh. In questo caso lasciamo 1, quindi come dimensione della mesh può anche andare bene. Volendo potremmo anche dare un'altra dimensione o utilizzare altri metodi, quindi come estensione lasciamo 1 e a questo punto se clicchiamo su questo comando noi siamo in grado di meshare quindi questa struttura nel piano. Eccola qua. Quindi lui, vedete, ha creato una mesh che per forza di cose, data la complessità geometrica, non può essere strutturata, ma può essere costituita anche da elementi a quattro nodi, ma che comunque hanno forme diverse. Ma questo è giusto perché comunque stiamo parlando di una galleria. Già in questa fase potremmo attribuire a queste zone dei nomi, quindi questo magari lo potremmo chiamare rivestimento, questo lo potremmo chiamare, ad esempio, non so, scavo, perché rappresenta poi l'effettiva zona di scavo. Questa qua la potremmo chiamare arco, e così via. Questa zona qua, che è questa interna, la potremmo chiamare rivestimento. Questo serve perché poi dopo, quando uno va ad attribuire determinate caratteristiche, abbiamo già dei gruppi, delle zone con dei nomi. Questo è nel piano 2D. Poi, se clicchiamo qua in Extrusion View, siamo in grado di estrudere questa geometria 2D già meshata nella terza dimensione, in questo caso in Y, non in Z perché la galleria si estende in direzione orizzontale. Qui supponiamo di dargli un'estensione di 60 metri, mi sta anche bene, potremmo anche fare 50 metri, è uguale, quindi all'estensione in Y che vogliamo dare, e qui possiamo inserire dei punti di controllo che potrebbero essere ad esempio 2 o 3. Adesso faccio degli esempi. Questi punti possono essere settati, li mettiamo rispettivamente a 10, 20 e 30 metri, che rappresentano che cosa? Le zone di scavo. Quindi potremmo fare questa prima zona, dargli un nome e questo lo chiamiamo come scavo 1, quindi il primo scavo che sarebbe di 10 metri e l'infittimento in questa direzione chiaramente lo settiamo da qui, quindi questo qua potremmo mettere 10 zone come suddivisione. Poi quest'altra zona qua la chiamiamo qui per qualcosa che non ha preso, scavo 1, mettiamo. Eccolo qua, 10 zone. Ecco, questa zona qua la chiamiamo per esempio scavo 2 e così via e la discretizziamo in 10 zone. Questa zona qua la chiamiamo scavo 3, anche questa la discretizziamo in 10 zone. E il resto, questa qua, adesso potremmo dargli porzione finale oppure insomma parte finale. Quello che mi interessa magari è questa, e possiamo dare un numero di zone pari a 5, quindi farla un po' più così. Una volta che abbiamo fatto tutto, basta semplicemente cliccare su questo comando Extrude e lui in automatico mi apre l'ambiente model in cui sta caricando questo modello estruso, quindi sostanzialmente nell'altra direzione. L'estrusione è andata a buon fine, ecco qua che si vede da qui dobbiamo zoomare e ecco, ci mettiamo un po' meglio come rappresentazione e ecco che io ho in generale il mio modello, diciamo, estruso con le tre parti, vedete, e in generale anche la porzione qui poi realizzata. A questo punto, in questo ambiente, posso fare già in questo ambiente tutta una serie di cose molto utili che mi permette l'ambiente di estrusione, come ad esempio quella di selezionare delle porzioni e sostanzialmente spegnerle.
Questo è molto molto utile perché, posso poi anche riaccenderla. Questa porzione che ho selezionato posso attribuirgli già qui dei gruppi, quindi non so, chiamarla scavo, oppure assegnargli già un modello costitutivo, quindi già in un ambiente completamente interattivo, quindi con dei comandi click and point, densificarlo, questo è molto utile, cioè la possibilità di attribuire una dimensione di griglia diversa di zona, quindi di mesh diversa tra questa zona e questa zona. Tutto questo è reso possibile dal fatto che poi la congruenza viene ristabilita nel Flack 3D da un comando di zona attach che crea dei vincoli cinematici di tipo master e slave e permette di garantire la congruenza. Oppure posso agire non solo sulla zona, ma anche sulla faccia. Quindi io potrei, utilizzando lo strumento di selezione Zone Face, andare in questa porzione di rivestimento, clicchiamo su questa porzione, ad esempio, ecco questa porzione qua, e già qui attribuire su questa faccia, che è una sorta quindi di maglia, attribuire sempre qui già qualcosa, o un'interfaccia, che potrebbe essere quindi dovuta a caratteristiche meccaniche diverse, ma soprattutto un elemento strutturale. Quindi io già qui potrei dirgli che su questo contorno voglio applicare una shell perché sta a rappresentare, dandogli poi un gruppo, un elemento eccetera, ma comunque sta a rappresentare magari un rivestimento provvisorio. Quindi sono tutte operazioni che molto facilmente posso già fare in ambiente interattivo. Tanto non c'è problema perché riattendiamo tutto, tutto quello che sostanzialmente viene. Deselezioniamo, torniamo nella nostra zona e riaccendiamo tutto. Tutto quello che facciamo nella modalità interattiva, quindi con semplici comandi click and point, viene poi tradotto in righe di comando nello state record. Quindi l'obiettivo qual è? Una volta che noi abbiamo costruito il modello, è sostanzialmente selezionare, diciamo, tutte queste nostre select all, quindi tutte queste nostre righe che sono la traduzione di ciò che abbiamo fatto in modalità interattiva e fare un copy as data file. A quel punto io tutta questa o queste diciamo istruzioni le vado a diciamo salvare su un file.dat che chiamo per esempio fase geometria, anzi di solito il primo è sempre la geometria 1, facciamo ad esempio open, faccio il mio Ctrl V e ecco, questa è la traduzione di tutto quello che abbiamo fatto nella modalità virtuale del modello. E questo non devo scriverle io, le fa lui traducendole con lo state record. Quindi molto molto semplice. Adesso vediamo questo modello che ho appunto accennato per vederlo chiaramente impostato. Quindi andiamo un attimino nel desktop e vediamo quanto poi con tutti gli interventi strutturali, quanto sia di interesse, di notevole interesse questo lavoro. Eccolo qua, apriamo un attimino, questo non lo salviamo. Eccolo, praticamente questo è il mio modello. Apriamo un attimino la nostra, quello che è stato fatto, appunto, in cui qua è quello che abbiamo fatto prima, in cui ci sono già delle denominazioni, quindi la parte centrale, come vedete, è lo scavo qui in basso, poi ci sono queste porzioni arancione che sono i piedritti, poi c'è la zona verde che è la zona di consolidamento, l'arco e la fondazione, e poi il tutto è stato, diciamo così, estruso in direzione verticale. Questo file che viene salvato come geometria lo ritroviamo qui e è in generale quindi quello che abbiamo fatto prima, cioè il copia e incolla di quelle istruzioni. Quindi questo primo file è molto facile. Poi si passa alla fase geostatica. La fase geostatica si tratta di assegnare dei modelli costitutivi, che in generale è un modello elastico, non c'è da spaventarsi per queste istruzioni perché diciamo basta premere Ctrl e il comando della spaziatura che si aprono tutti i comandi collegati a quelle che possiamo utilizzare, quindi è comunque facile, e poi sono state applicate con queste, diciamo così, istruzioni delle condizioni al contorno su quelle che sono praticamente le facce. Quindi diciamo che questo qua, ecco, è il modello, l'applicazione di condizioni praticamente al contorno, lo possiamo vedere da qui, il cosiddetto GP Fixity, eccolo.
vediamo un attimo, ci mettiamo in questa fase geostatica che permette di vedere, ecco, le condizioni al contorno, cioè aver bloccato praticamente che cosa? Le traslazioni orizzontali, verticali, in corrispondenza di quelle che sono le facce. Queste sono delle istruzioni puramente parametriche, nel senso che una volta che noi l'abbiamo applicato a delle facce, se modifichiamo quella che è la mesciatura su questa faccia, quindi infittiamo ad esempio qui, questa condizione viene comunque applicata, quindi diciamo che non c'è assolutamente nessun problema. Quindi è stata fatta una iniziale fase praticamente geostatica con un'inizializzazione della forza di gravità e questo è il K0, diciamo, e poi c'è l'overburden, cioè significa praticamente che in questo modello 3D, questo qua non è il piano campagna, ma era stato applicato uno stato tensionale verticale che è dovuto al peso del terreno sovrastante. E quindi questo poi è stato inizializzato. Quindi questa è una vera e propria simulazione di una galleria profonda. A questo punto, vedete, attraverso i plottaggi io sto plottando gli spostamenti verticali, oltre a queste condizioni di vincolo che però possiamo spegnere. Poi, nella fase successiva, che è la fase di consolidamento, quindi ci spostiamo di qua, è stato assegnato il modello di Mohr-Coulomb, quindi un modello sicuramente elastoplastico, con una legge di flusso non associata, quindi non c'è la dilatanza, questa è una cosa importante per analisi molto dettagliate sui cedimenti. E poi è stato attribuito il Mohr-Coulomb con le caratteristiche, possiamo dire, del calcestruzzo, come si vede dal modulo elastico, alla porzione che avevamo chiamato qui consolidamento e è stata lanciata nuovamente sostanzialmente l'analisi. Quindi anche qui abbiamo un regime di spostamento sicuramente diverso. Poi inizia la fase sicuramente di interesse progettuale. Questa è in generale un'operazione un pochino più complessa che si tratta in queste fasi praticamente di scavare un metro alla volta per i primi 5 metri e applicare degli infilaggi al fronte. Questi infilaggi al fronte sono simulati con degli elementi cable. Il tutto è stato fatto grazie a una fiche. Sul discorso poi dell'utilizzo delle fiche, eccetera, c'è sicuramente da dire, è argomento poi di corsi e di affiancamenti. Questo è possibile in questo modo, cioè viene sostanzialmente fatta una sorta di applicazione per cerchi concentrici in base a dei raggi e in generale stabiliamo quindi che per il raggio di un metro abbiamo una circonferenza che ha questa estensione e su questa circonferenza mettiamo 6 cable, 6 infilaggi al metro, per cui conosciamo la posizione poi in base a questo seno dell'angolo, conosciamo la posizione dei cable. Poi passiamo all'altra circonferenza che avrà un raggio di 2 metri e quindi conosciamo le posizioni e così via fino a 5 metri. Questo sostanzialmente è quindi la fase di scavo, poi infilaggi per i primi 5 metri, alla fine del fronte di scavo viene applicato un rivestimento provvisorio tramite uno shell e poi c'è l'applicazione dello shell sempre che rappresenta lo spritz beton al fronte. Infine poi si rimuove il rivestimento provvisorio e si mette il rivestimento definitivo che viene modellato come delle zone in calcestruzzo vere e proprie. In questo caso quindi il calcestruzzo è modellato a zone, quindi vedremo proprio le diverse fasi. Benissimo, allora per vedere, quindi questo è quello che è stato fatto, quindi questo è front cable, questa è una fiche che serve a definire, ecco, la disposizione degli infilaggi, cable, ecco, structure cable create by line e gli diamo le coordinate dei punti che sono figlie di questo discorso, quindi di questo angolo. Poi vengono create quindi questi cable che sono gli infilaggi. Poi c'è la fiche scavo che permette di fare questo scavo e man mano che scava mi applica questo shell che è lo spritz beton, quindi questa malta in pressione cementizia che ha questa funzione qui. Poi c'è il rivestimento definitivo invece che è, poi c'è l'eliminazione del beton, dello spritz beton attraverso questo comando strut Structure Cable Delete e Structure Shell Delete, che sostanzialmente rimuove questo, eccolo, e poi c'è il rivestimento definitivo, in cui il rivestimento definitivo è modellato attraverso zone, quindi C-Model Assign Elastic, in calcestruzzo a quelle zone lì, quindi queste zone diventano zone di calcestruzzo.
Benissimo, adesso per far vedere come funziona questa fiche ci mettiamo in questi plottaggi già presentati e lanciamo questa fiche. Adesso qui si vede bene, poi la rilanciamo, proprio le fasi di scavo e realizzazione degli infilaggi e applicazione dello spritz e beton. Ecco, infilaggi, scavo, spritz e beton. Poi infilaggi, ecco. Scavo e così via. Quindi si prosegue, ecco, così a 5 metri per 5 metri. Qua si vede proprio anche in questa fase l'applicazione dello spritz e beton, quindi gli elementi shell, spritz e beton, e poi sul fronte di scavo stabilizzato. Poi va avanti, ecco, scava e mi mette ecco qua lo spritz e beton sul fronte di scavo come shell. Poi shell sul contorno. E spritz e beton ancora, quindi altra shell sul fronte di scavo. E questo è il rivestimento definitivo invece. Praticamente ancora non è partito, lo vediamo adesso, la trasformazione di queste zone in zone di calcestruzzo. Qui si va avanti con i rivestimenti. Ecco. Eccolo qua, compare la zona che era questa sostanzialmente, quindi questa qui, trasformata in sempre zona ma con materiali calcestruzzo, quindi rivestimento definitivo. Toglie lo shell che è il rivestimento provvisorio e trasforma la zona in calcestruzzo che è il rivestimento definitivo. Ecco, questo è un esempio sicuramente molto, molto, diciamo così, avanzato di modellazione tridimensionale proprio della fasizzazione, della realizzazione della galleria. È chiaro qui che poi tutto lo stato di sollecitazione, di tensione, deformazione, eccetera, è colto in maniera sicuramente completa perché, come vedete, è in generale l'effetto poi tridimensionale sostanzialmente che lo va a determinare. E quindi si va a proseguire sostanzialmente così, quindi si tolgono gli infilaggi e si va avanti poi con il rivestimento, diciamo, definitivo che va avanti in questo modo. Ecco. Perfetto. Allora, adesso qui interrompo un attimino. Poi sì, tanto abbiamo finito. Vi volevo far vedere un altro esempio di un modello tridimensionale in cui però questo è stato, diciamo, fatto a metà, cioè a metà significa metà sezione della galleria, e è un esempio anche questo di applicazione di infilaggi con infilaggi in vetroresina. Questo è in generale un altro esempio molto molto carino. Ok, allora vediamo un attimino la struttura, possiamo dire, del modello, vediamo alcune fasi, diciamo così, della modellazione, non tutto. Ok, eccolo qua. Questo qui è il nostro modello in cui praticamente c'è una sezione, possiamo dire, di galleria. Allora, aspetta, eccola qua. Questa è già la rappresentazione, perfetto, della situazione in cui veniva praticamente la geometria della sezione e dello scavo iniziale. Se ci mettiamo un attimino, ecco, questo già era, ecco, partiamo un attimino dalla fase di inizializzazione dello stress, quindi nella fase iniziale. Ecco, questo è il modello. Eccolo qua, dove c'è metà sostanzialmente della galleria. Questa è in generale una sezione di scavo classica di tipo AC a tutta sezione. L'avanzamento viene fatto per campi di 11 metri con sfondi di 1 metro, quindi avanzato in questo modo. C'è la sagomatura del fronte di scavo fatta con elementi shell con calcestruzzo proiettato, fibro rinforzato con uno spessore di 15 centimetri, e gli interventi di presostegno al contorno vengono fatti, eccolo qua, poi successivamente, eccolo qua, vengono fatti mediante degli elementi in vetroresina, modellati come degli elementi cable di lunghezza 16 metri e con un basso di 50 centimetri su tutto il perimetro della calotta. E poi c'è nella fase successiva anche una chiodatura del fronte, sempre con elementi in vetroresina.
Vediamo un attimino quindi queste prime fasi. Questa è una fase di inizializzazione, diciamo così, dello stress, in cui questo è il plottaggio dello stato degli spostamenti. In particolare, magari potremmo plottare, qui ci sono i vari strumenti di contour, lo spostamento, ad esempio in Z, vedendo quindi questi andamenti, oppure in X o in Y sostanzialmente. Poi qui c'è il passaggio a un altro, in questa fase pH soil, il passaggio a un altro legame costitutivo avanzato che è il plastic hardening, che in generale permette di tener conto delle deformazioni volumetriche a taglio con un'evoluzione poi della soglia di rottura rispetto al mur Coulomb, che è l'astroplastica perfetta, in funzione della plasticità. Quindi le deformazioni plastiche modificano la soglia di rottura. E poi si inizia praticamente con la fase iniziale, che era una fase, ne vediamo adesso solo qualcuna, che prevedeva quindi uno scavo che viene fatto attraverso l'assegnazione di un materiale nullo, molto semplicemente, quindi studio del stato deformativo che si ha in seguito sostanzialmente allo scavo, ma in questa fase, quindi qua posso vedere gli spostamenti orizzontali o quelli verticali che si vengono ad avere in questo modo. Ma in generale già in questa fase, vedete, si vede chiaramente l'applicazione dell'elemento shell di rivestimento e degli elementi di rinforzo che, come ho detto prima, in vetroresina sia applicati sulla calotta e poi applicati sul fronte, quindi proprio chiodature, possiamo dire, del fronte mediante questi 50, possiamo dire, elementi. Introdotti con miscele espansive di lunghezza di circa 20 metri. E qui vediamo sia l'azione, diciamo, del momento flettente, quindi sulle piastre che sono gli elementi shell, sia l'azione assiale su questi elementi pile che sono stati utilizzati, in questo caso inclinati, per modellare questi elementi fatti in questo modo. Nella fase successiva si scava ancora, si va avanti. Eccolo qua, e si predispone un rivestimento anche sottostante. Chiaramente qui lo stato deformativo aumenta ancora di più, come poi le azioni sollecitanti su questi elementi. Poi si va avanti nello scavo di 6, 12, 18, e qui vedete come aumenta poi la predisposizione dell'elemento shell. Ecco, poi si andava avanti adesso senza rilanciare sostanzialmente quello che è l'analisi e poi leggere poi lo stato deformativo o lo stato, possiamo dire, tensionale che si sta in generale vedendo. Ecco, questo è un altro esempio molto, molto, pur essendo simmetrico, però molto, molto utile secondo me per capire le potenzialità di modellazione, utili poi anche alla progettazione, perché queste azioni qui sono azioni che io poi posso interrogare chiaramente. Quindi su questo elemento, clicco su questo elemento che è un elemento pile, mi dice in generale in quella posizione lì le caratteristiche e poi sostanzialmente le proprietà di interfaccia, le lunghezze, ma soprattutto ecco anche i valori. Quindi i valori dei momenti, i valori della forza assiale, eccetera, che poi posso utilizzare per il progetto. Vedete chiaramente che in questo caso non c'è assolutamente il problema del discorso della tecnica del rilassamento, perché chiaramente diciamo che in questo caso con la modellazione 3D, diciamo, questo problema è un problema che viene risolto, cioè il campo deformativo, tensionale deformativo che si ha negli scavi in sotterraneo è un campo spiccatamente tridimensionale, estremamente complesso, che la modellazione in flac 3D chiaramente coglie completamente. Nel 2D, come abbiamo visto, si può fare, ma è figlio sempre di un'approssimazione che è basata sull'applicazione di un rilassamento relativo al contributo del fronte di scavo ancora, diciamo, stabilizzante, ancora da scavare, che deve essere simulato in relazione alla sezione che stiamo modellando nel 2D, perché nel 2D per forza di cose una sezione stiamo modellando, una singola sezione, non tutto il cunicolo, diciamo così, o la canna, il tunnel di scavo, diciamo, ecco.